Buon pomeriggio a tutti e ancora una volta bentrovati qui a Mezz'ora di Scienza al tempo del coronavirus. Ebbene sì, o forse anche purtroppo, siamo giunti all'ultimo incontro, è già l'ottavo che abbiamo organizzato e vediamo un pochino poi come andremo avanti, però sicuramente per qualche giorno ci fermiamo. Ho ricevuto comunque una marea di commenti, sia WhatsApp, messaggi, mail e quant'altro, ed è stato bellissimo comunque vedervi partecipare con tanto entusiasmo, con tanto interesse. Quindi grazie a tutti voi, grazie anche e soprattutto a chi ci ha aiutato a raccogliere un po' di soldi per il nostro ospedale, il Goretti. Abbiamo ricevuto donazioni anche da Milano, quindi gente che poteva pensare magari di più ai problemi molto più grandi che comunque anche hanno loro, invece ci hanno aiutato in questa raccolta che ha superato le 2.200 euro. Quindi grazie davvero a tutti. La campagna è comunque ancora aperta per qualche ora. Questa sera chiuderò e poi avvierò le procedure comunque per trasferire diciamo i soldi da GoFundMe all'ospedale Goretti. E in ogni modo avete appunto ancora qualche ora per aiutarci se vorrete farlo. C'è il link nella descrizione di questo video, basta cliccare lì e con qualche passaggio, anche un piccolo contributo, si può dare per il nostro ospedale. Quindi grazie ancora e iniziamo con l'incontro di oggi che, come sapete, è dedicato a Venere, quel puntino bianco che anche la nostra Amelia, ho visto nei commenti, vi ha indicato in cielo vicino alla Luna, la falcetta di Luna, quindi quel puntino bianco che in questi giorni si può osservare benissimo subito dopo il tramonto, ancora meglio con un binocolo, se avete un telescopio ancora di più. Comunque anche dalla città, dal balcone di casa, dalla finestra, se riuscite a vedere dove tramonta il sole, beh, riuscirete a vedere anche Venere, non vi potete sbagliare, è un faro davvero, non dico accecante, ma quasi in cielo, sembra una grossa stella, in realtà è il pianeta Venere. Se avete un piccolo binocolo o magari un telescopio, vedrete che ha qualcosa di strano, che fa delle fasi, ma di questo e di tutto il resto ce ne parlerà comunque la nostra Francesca Zambon. Quindi siamo pronti per partire e dovreste, eccola qui, vedere anche Francesca. Ciao Francesca. Ah, scusa, scusa, aspetta, aspetta, che non ho attivato il tuo audio, Francè. Vai. Ah, Ciao ok. Francè. Ciao Andrea, ciao a tutti, buonasera a tutti, buonasera Cristiano, grazie per No, essere qui. grazie, grazie a te. Questa volta appunto ti abbiamo nelle vesti di esperta stellare, esperta sicuramente planetologa. Mi ha chiamato questo pomeriggio, mi ha cazziato e ha detto guai a te se dici che sono un'esperta di Venere. Però vabbè, esperta di tanti altri pianeti, di Mercurio, di corpi minori soprattutto, quello lo possiamo dire, ma del passato scientifico e presente comunque di Francesca ce ne parlerà il nostro Cristiano Ceracchini. Ciao Cristiano, ci senti? Ciao Ok. Andrea, ciao Francesca, Ciao buonasera, Cristiano. mi Sì, ti sentite? vediamo e ti Sì. sentiamo. Quindi Cristiano, a te la parola Ok. se ci presenti la nostra Francesca. Allora, è con immenso piacere che vi presento Francesca Zambon, che comunque avete già conosciuto nel corso di queste serate. Francesca lavora presso l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, INAF-IAPS di Roma. Si occupa dello studio della composizione superficiale dei corpi planetari, privi di atmosfera sostanziale, che non so che cosa vuol dire.
membro del team scientifico dello strumento Virker a bordo della missione NASA Dawn e che ha esplorato l'asteroide Vesta e il pianeta nano Cerere. È co-investigatrice dello strumento Symbiosis a bordo della missione ESA Baby Colombo, dedicata all'esplorazione del pianeta Mercurio. È membro del team scientifico del progetto H2020 del Planetary Mapping, che ha l'obiettivo di produrre mappe geologiche altamente informative di alcune regioni di interesse su Mercurio, Marte e la Luna. È membro associato del team scientifico dello strumento MAGIS a bordo della missione ESA JUICE, che esplorerà il sistema Giove. Ha all'attivo oltre 60 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e l'International Astronomer Union le ha dedicato un asteroide, il 1184 Zambon, che è tramontato da poco purtroppo perché è nella costellazione dell'Ariete. Se lo volete vedere domani mattina alle 6:06, se avete un telescopio abbastanza potente lo potete osservare. A te, Francesca. Grazie Cristiano, grazie a tutti. Ora, questa sera voglio iniziare la mia presentazione con una foto proprio di Cristiano. Cristiano è un nostro socio e un bravissimo diciamo, fotografo di pianeti e di altri oggetti. Questa foto rappresenta in particolare Venere, come lo vediamo noi, quando ci affacciamo dalla nostra finestra dei nostri balconi. In questa ripresa in particolare vediamo anche Giove e Mercurio, che è una cosa anche un po' rara, perché Mercurio non sempre è possibile vederlo. E la prossima? Eccola. Venere è sempre stato uno dei corpi più osservati del nostro cielo, fin dall'antichità. Le prime osservazioni telescopiche però risalgono all'inizio del 1600 con Galileo, che fu il primo ad osservare Venere, e si accorse che Venere ha delle fasi, esattamente come la nostra Luna. Questa scoperta è stata molto importante perché ci ha permesso di dare proprio uno schiaffo al sistema tolemaico, dimostrando che effettivamente Venere ruotava intorno al Sole. Qui in questa immagine in particolare vedete le varie fasi di Venere e come si dispone rispetto alla Terra. Quindi abbiamo la congiunzione superiore, che è il punto in cui si trova più lontano dalla Terra, tutte quante le varie fasi, fino alla congiunzione inferiore, che è il punto in cui si trova più vicino e arriva più o meno intorno ai 40 milioni di chilometri come distanza dalla Terra, a volte un po' meno, dipende un pochino da come sono disposte le orbite. Prossima. Questa invece è un'altra foto sempre di Cristiano che ci mostra Venere come la vediamo noi al telescopio, quindi con le varie fasi. Quindi se questa sera chi ha la fortuna, io no, di avere un cielo limpido e di avere un telescopio, può sicuramente affacciarsi e vedere Venere in una delle sue fasi. Prossima. Un'altra caratteristica di Venere è quella dei transiti, in realtà non solo di Venere ma anche di Mercurio, comunque dei pianeti interni, dei transiti di questi pianeti appunto sul disco solare. Questi transiti avvengono quando Venere e la Terra si trovano allineati con il Sole, in particolare sulla linea di nodi, che è la linea di intersezione immaginaria, di intersezione tra l'orbita della Terra e di Venere. Venere è inclinato di 3,4 gradi rispetto all'eclittica e questo permette una particolare combinazione per cui noi possiamo avere due transiti associati ogni due transiti ogni 8 anni, quindi li possiamo vedere, e poi i successivi transiti sono, se non ricordo male, sono intorno ai 122 anni e per un ciclo complessivo di circa 243 anni, più o meno una cosa del genere. Prossima. E prossima.
No, quella prima. Cristiano, quella prima. Prima Scusate per dove? il problema tecnico, ma io ho un problema con Skype e quindi ho dovuto Sempre fare questa? questo. No, quella dopo. Questa e poi questa. Sì, quella con la foto. No, quella ancora prima, Cristiano. Questa. Questa, sì, esatto. Io ho avuto la fortuna di poter vedere dei transiti di Venere, questo in particolare è quello del giugno del 2004, e in questa foto vediamo il nostro Andrea Miccoli. Ciao Andrea, che credo sicuramente ci starà seguendo, ed eravamo a Cori per un evento proprio appunto dedicato con una scuola dedicato al transito di Venere. E io ho avuto la fortuna di vedere in realtà i transiti di Venere, però se pensiamo, un ragazzo, un bambino che nasce oggi, non avrà questa possibilità prossima. Perché? Perché noi abbiamo avuto il transito nel 2004 e nel 2012, ma il prossimo sarà nel 2117 e poi dopo 8 anni, nel 2125. Per cui non tutti quanti potranno avere la fortuna di vedere questi transiti, sono un po' degli eventi storici. I transiti sono importanti anche perché hanno permesso di capire qual era la distanza della Sole, ma anche di scoprire, questo nel 1761, di capire che Venere ha effettivamente un'atmosfera. Prossima. Andiamo adesso a parlare un po' più in dettaglio però del nostro pianeta, che è il protagonista della serata e anche del nostro cielo in questi giorni. Venere come ci appare? Quando noi lo guardiamo con i nostri occhi, quindi nella luce visibile, Venere ci appare piuttosto omogeneo, come una sorta di palla da biliardo in un certo senso. La sua atmosfera però è molto diversa da quella della Terra ed è composta principalmente di anidride carbonica. Pensate, il 96,4%, quindi una percentuale altissima. Poi c'è azoto molecolare, 3,5%, e quello che resta è vapore acqueo, acido solforico e così via. L'atmosfera è talmente importante, talmente densa, che occupa ha la massa di un decimillesimo di quella dell'intero pianeta, quindi molto, 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 molto densa. Prossima. Pensate che stare sulla superficie di Venere è come trovarsi nelle profondità dell'oceano a circa 1 chilometro, pensate che la superficie ha una pressione di circa 92 bar, però a una temperatura praticamente in forno, 460 gradi, quindi altissima. In linea teorica pensate che su Venere potrebbero addirittura esserci laghi di piombo fuso, quindi pensate che ambiente infernale è quello di Venere. Prossima. Questa è diciamo, uno schema dell'atmosfera di Venere nell'asse diciamo, delle ascisse, quindi è mostrata la temperatura. Quindi le variazioni di temperatura, la linea blu mostra proprio come varia la temperatura al variare dell'altitudine e della pressione, vedete gli altri due assi verticali. Come è fatta l'atmosfera di Venere? L'atmosfera di Venere è fatta da uno strato denso di anidride carbonica e poi da tre strati diversi di acido solforico, di nubi di acido solforico. C'è una curiosità però. Perché sebbene sulla superficie di Venere il clima, il tempo, insomma, sia abbastanza sempre sereno, se ipoteticamente ci dovessimo trovare sulla superficie di Venere, noi vedremo un tempo sempre sereno con una cappa di nubi, quindi non vedremo comunque mai il sole, però non avremo grosse variazioni meteorologiche. Quello che succede è che però c'è appunto questa curiosità, che in realtà c'era pioggia, c'è cioè pioggia di acido solforico, che però non riesce ad arrivare a terra. Questo perché? Perché le goccioline appunto di acido solforico che si formano negli altri stati dell'atmosfera, via via che scendono, incontrano appunto questo fronte molto forte di aria, diciamo, molto caldo. Quello che succede quindi è che l'acido solforico si dissocia in anidride solforosa e vapore acqueo, rientrando in circolo. Quindi c'è tutto questo ciclo appunto di piogge di acido solforico, ma che non riesce mai ad arrivare fino alla superficie.
Un'altra caratteristica importante della superficie di Venere, quindi, è la superrotazione dell'atmosfera. Questa superrotazione era stata già scoperta alla fine degli anni 70 dalla sonda Pioneer Venus, una sonda americana, e poi è stata confermata dalle successive missioni, da Venus Express e attualmente anche dalla missione Akatsuki, che è una missione giapponese attualmente in orbita intorno a Venere proprio per lo studio del clima. E che cosa ha scoperto? Che l'alta atmosfera di Venere ruota ad una velocità altissima, circa 360 km orari, e quindi ci mette circa 4 giorni per ruotare completamente, mentre se andiamo verso la superficie si ha un gradiente di velocità, quindi diminuisce fino ad arrivare a un venticello di, diciamo, una velocità molto più bassa, intorno ai 4-5 km all'ora. In generale le cause delle formazioni, appunto delle correnti atmosferiche, sono legate all'insolazione solare, quindi al sole. Tuttavia, questa super rotazione non è stata ancora ben compresa e sarà comunque anche oggetto di missioni, è stata oggetto di missioni passate, ma sarà anche oggetto di missioni future. E prossima. Prossima, Cristiano. Qual è la caratteristica però di Venere? È il forte effetto. No, no, quella prima. L'avevo mandata. C'è un po' di ritardo. È un po' lento, sì, c'è un po' di ritardo. Qual è però la caratteristica importante del pianeta Venere? È la presenza di un forte effetto serra, dovuto proprio alla presenza così abbondante di anidride carbonica. Che cosa succede quando si ha l'effetto serra? Che la radiazione solare in parte viene riflessa dalle nubi. Pensate che su Venere circa il 77% della radiazione viene riflessa. Quella parte che invece riesce a penetrare e arrivare in superficie viene assorbita dalla superficie e riemessa come radiazione termica. Parte di questa sfugge, però se abbiamo dei gas serra, questi hanno un'alta capacità di assorbire questa radiazione e di riemetterla di nuovo, facendo in modo di aumentare la temperatura degli strati sottostanti a questa, diciamo, cappa di nubi, quindi della superficie e degli strati di atmosfera che si trovano sotto queste nubi. Quindi su Venere questo effetto è estremamente importante. Si osserva chiaramente anche sulla Terra, anche se la quantità di gas serra, senza considerare chiaramente l'intervento umano, è inferiore, ma ne parleremo comunque alla fine. Prossima. Arriva. E in questa diapositiva vi voglio mostrare invece come appare Venere, non visto con i nostri occhi, ma come se noi cambiassimo in qualche modo i nostri occhi e potessimo vedere nell'ultravioletto. E quella sfera omogenea non la vedremo più, ma inizieremo a vedere delle formazioni nuvolose. E proprio Virtis, che è stato a bordo di Venus Express, ieri abbiamo avuto come nostro ospite il responsabile di questo strumento, Giuseppe Piccioni, che ci ha parlato degli esopianeti, ci ha fatto vedere come variano le formazioni nuvolose su Venere. Quindi notiamo che a seconda delle latitudini, noi abbiamo delle formazioni di tipo laminare alle medie latitudini, di tipo più caotico verso l'equatore, e abbiamo poi la formazione di vortici polari. Prossima.
in particolare questa che è stata una scoperta di Venus Express, vi voglio far vedere proprio qui dei dettagli su questi ortici. E questi ortici sono, come vedete nell'immagine in alto a destra, sono grandi quanto l'intera Europa. E variano nel tempo, e oltre a variare nel tempo mostrano anche una variazione di temperatura tra gli strati più esterni, che sono più freddi, e gli strati più interni invece che sono più caldi. Prossima. Veniamo adesso invece alla superficie, scusate. Venere è un pianeta estremamente interessante e molto complesso, quindi se ne potrebbe parlare in realtà per giorni. Quindi dopo aver trattato appunto l'atmosfera, vediamo un po' la superficie. Le prime immagini della superficie risalgono agli anni 70 con le sonde sovietiche Venera. Inizialmente queste sonde hanno avuto dei grossi problemi proprio a causa dell'ambiente così estremo. Poi lentamente, dopo tutta una serie di sperimentazioni, sono riusciti a farle atterrare su Venere e anche a farle funzionare e a mandare delle immagini. Quindi quelle che vedete sono le immagini appunto risalenti agli anni 70, insomma tra metà e la fine degli anni 70, di come appare effettivamente la superficie di Venere. In particolare, se vedete le immagini che si trovano a destra, potete osservare un'immagine in cui si vede qual è l'effetto con l'atmosfera e senza atmosfera, quindi con la rimozione degli effetti atmosferici. Quindi per avere un'idea un po' più veritiera. Prossima. Mentre all'inizio degli anni 90, tra il 90 e il 94 mi pare, la sonda Magellano ha mappato tramite un radar tutta la superficie, circa il 98% della superficie, ad alta risoluzione, quindi mettendo in risalto molti dei dettagli presenti. Quello che è stato scoperto è che la superficie di Venere è in realtà una superficie molto giovane, che intendiamo per molto giovane? Tendiamo, diciamo, dell'ordine dei 300.000, 600.000 milioni di anni, che a noi possono sembrare tanti, ma in realtà quando si parla di corpi come pianeti sono molto pochi. Come si fa a capire che è così giovane? Si fa contando i crateri, quindi più una superficie è craterizzata, pensiamo a Mercurio, la Luna e così via, e più è antica. Mentre Venere i crateri se ne contano pochissimi, circa un migliaio, quindi vuol dire che c'è stato un ringiovanimento della superficie legato a una forte attività vulcanica. I vulcani su Venere sono tantissimi, se ne contano intorno a 1500, quindi sono veramente tanti. Nelle immagini che vi mostro, in alto a sinistra c'è una visione globale della superficie di Venere, in cui potete vedere proprio tutti i vari dettagli della superficie, tra cui questi vari canali scavati dalla lava. In più sotto c'è un dettaglio di un cratere, e un esempio di un monte e la caldera di un vulcano. Prossima. Scusa. Sì, questa, no, quella. Mentre sempre la sonda Magellano ha fatto una mappatura topografica della superficie di Venere, che ci mostra come variano i rilievi. In realtà la superficie di Venere non mostra rilievi troppo elevati, quindi non c'è non ci sono grossi dislivelli. Ci sono, i monti Maxwell sono i monti più alti sulla superficie di Venere, sono all'ordine di una decina di chilometri, insomma paragonabili al nostro Everest più o meno, però non sono stati evidenziati forti dislivelli da questo punto di vista topografici. Prossima. La grande domanda che rimane legata proprio alla superficie di Venere è: Venere è un pianeta ancora attivo? Cioè possiamo ancora osservare attività vulcanica sulla superficie di Venere? Una risposta parziale in realtà a questa domanda ce l'ha data Virtue,
VIRTIS, lo strumento VIRTIS, che ha fatto una mappatura termica, anche la sonda Magellano, che ha fatto una mappatura termica della superficie di Venere, e ci mostra proprio che ci sono delle regioni che sono più calde rispetto a delle alle altre. L'immagine invece che vedete sotto è in particolare di un mons, quindi un particolare di un rilievo che mostra nella parte rossa delle regioni proprio più calde. Non sono stati, diciamo, osservati vulcani attivi proprio direttamente, però queste sono delle indicazioni che ci fanno percepire che molto probabilmente la superficie di Venere, molto probabilmente Venere non è un pianeta del tutto morto, ma che qualche tipo di attività ancora esiste e che sicuramente missioni future vorranno proprio capire se questa attività c'è ancora. Prossima. Voglio concludere questa piccola chiacchierata con un confronto tra Venere e la Terra, perché Venere è sempre stato considerato il gemello della Terra, almeno finché non si è capito che le condizioni su questo pianeta non erano proibitive per lo sviluppo della vita. Sicuramente Venere è simile come dimensioni alla Terra, c'è una differenza di circa 635 km, se non sbaglio, nel raggio, ha una densità abbastanza simile a quella della Terra, però probabilmente ha anche un'origine comune, quindi ha un'origine simile a quella terrestre, ma ha avuto da un certo punto in poi un'evoluzione completamente differente. Per cui oggi la Terra è il pianeta che conosciamo e Venere è un pianeta dalle condizioni estreme. Prossima. Si pensa che Venere sia stato in realtà un tempo abbia avuto degli oceani come nella Terra, ai suoi primordi, quindi all'inizio della sua storia, ma che poi siano stati persi nel corso degli anni. Questo perché? Perché nonostante, come dicevo, possano aver avuto un'origine comune, Venere si trova comunque più vicino al Sole. Venere ha 0,72 unità astronomiche. Questo, e dobbiamo anche immaginare che il nostro sistema solare all'inizio non era come ce lo immaginiamo oggi, anche il nostro Sole era comunque diverso. Sicuramente il flusso di radiazione solare che arrivava su Venere era originariamente inferiore. Quello che potrebbe essere successo è che il Sole chiaramente si è evoluto poi nel corso del tempo, aumentando appunto questo flusso di radiazione, aumentando anche la temperatura del pianeta e facendo in qualche modo evaporare gli oceani. Ora, gli oceani sono importanti perché? Perché sono un forte attrattore di anidride carbonica che viene catturata dagli oceani e portata nelle profondità per formare i carbonati. Quindi, in qualche modo, l'anidride carbonica che era presente sull'atmosfera terrestre, che è presente in atmosfera terrestre, viene catturata e impiantata in qualche modo nelle rocce, cosa che su Venere non accade. Lasciando appunto questo gas serra in atmosfera, questo gas serra, come dicevo, produce un surriscaldamento del pianeta, con l'assenza degli oceani, ma non solo degli oceani, ma anche della biomassa, perché anche la biomassa ha la capacità di attrarre anidride carbonica, di trattenere anidride carbonica. Non avendo Venere tutto questo, è diventato lentamente il pianeta che conosciamo oggi. Prossima. Termino qui il mio intervento e vi aspetto con le vostre domande. Ottimo, grazie Francesca, sempre con questa Sailor Moon ci metti sempre qualche personaggio. Ok, sì, allora abbiamo un po' di domande. Prima di partire con le domande, allora innanzitutto vi devo ancora chiedere scusa per ieri, che a causa di qualche problema tecnico non leggevo le altre domande.
E quindi non è che vi ho ignorato apposta, ma pensavo non ce ne fossero altre. Però il dottor Piccioni è stato così gentile da registrare le risposte a quelle domande in un bel video che noi pubblicheremo comunque sulla nostra pagina Facebook. Quindi potete collegarvi e avrete tutte le bellissime risposte, sugli esopianeti e sui discorsi di ieri. Invece, tornando ad oggi, mi dicono che ci sono un bel po' di bambini in ascolto, quindi ciao a tutti i piccoli, non so se sono seguaci di Cristiano, della maestra Marta. Ottimo, Bravissimo. quindi speriamo tanti futuri astrofili, astronomi, astrofisici, qualunque cosa inizi con astro, o forse no, meglio non astrologi, quindi qualunque astro tranne che gli astrologi, e speriamo che crescano affamati di scienza anche loro. Ok, possiamo partire con le domande. Vediamo allora la prima di Luigi Morrone. Che dice: buonasera a tutti, volevo chiedere se le immagini prodotte da noi astrofili nell'infrarosso e nell'ultravioletto possono essere di aiuto per la comunità scientifica. Complimenti per la conferenza. Sì, un po' la domanda ci facciamo sempre noi astrofili, se possiamo servire a qualcosa. No, serviamo a tanto, diciamo che ormai oggi le comete li scopriamo principalmente noi, giustamente, perché siamo in tanti, abbiamo tanti piccoli telescopi ovunque, quindi possiamo aiutare in questo. Facciamo tanti studi, fotometria, transiti e roba simile, e possiamo aiutare anche sullo studio di questi pianeti in qualche modo. Allora, diciamo che chiaramente con, chiaramente con l'avvento delle missioni spaziali c'è stato un forte miglioramento dell'esplorazione di tutto il sistema solare, non solamente di Venere. E quindi si è stati in grado di avere una mappatura dell'atmosfera, abbiamo visto anche della superficie, con un dettaglio molto molto importante, quindi con una risoluzione veramente veramente molto importante, sicuramente non raggiungibile da terra. Ora, quello che mi viene in mente è che sicuramente ora, queste missioni hanno un inizio e una fine, quindi possono mappare il pianeta nel corso della durata della missione stessa. Diciamo che il vantaggio che secondo me possono avere le osservazioni degli astrofili può essere questo, può essere il fatto che questi pianeti, Venere nel nostro caso, può essere osservato più a lungo nel tempo e quindi in un certo senso si può avere una sorta di monitoraggio del pianeta costante rispetto a quello che si può avere con le missioni spaziali. Chiaramente non puoi avere la stessa risoluzione, non puoi avere gli stessi strumenti, è chiaro questo non è possibile, però sicuramente si può avere un'osservazione, un monitoraggio, diciamo, nel tempo costante e continuo, ecco. Sì, sicuramente. Grazie. Ma non so, Cristiano, se riesce a leggere. Ok, vai. Ok. Mi Sì. sentite? Allora, per Marcella Marcialis, perché se lo chiamano pianeta gemello, Venere ha avuto un'evoluzione differente e perché mai dovremmo investire per conoscerlo? Ah, Venere è un po' quello che ho spiegato nelle ultime slide della mia presentazione. Venere è considerato pianeta gemello della Terra perché, se da un certo punto di vista ha avuto gemello, in realtà un gemello diverso, cioè un gemello separato alla nascita, perché non ha avuto sicuramente un'origine simile a quella della Terra. Ha delle caratteristiche simili per quanto riguarda raggio, densità e così via. Però poi l'evoluzione è stata diversa, proprio per quello che dicevo prima, proprio perché la Terra, sono partite insieme anche dal punto di vista, non so se, vabbè, c'era la slide che mostrava l'oceano, quella, sì, quella lì.
Ecco, proprio quindi si pensava appunto che originariamente Venere potesse avere, come la Terra ha degli oceani, ma come dicevo prima, per il fatto che non si trova, che si trova più vicino al Sole e che c'è stata anche un'evoluzione del Sole nel corso del tempo, questo ha in qualche modo fatto aumentare il flusso di radiazione che arrivava dal Sole, quindi un aumento della temperatura ha agito sulla perdita appunto dell'acqua, cioè dell'acqua degli oceani. E questo in qualche modo ha aumentato la presenza di gas serra. Come dicevo prima, gli oceani trattengono gas serra come l'anidride carbonica, e l'aumento dell'effetto serra della temperatura ha poi portato a Venere quello che è oggi. Quindi diciamo, gemello sì, ma anche no, ecco. È importante, poi mi chiedeva anche Sì, perché mai dovremmo investire per è conoscerlo? importante. Bene, è importante perché in qualche modo ci fa capire come si è evoluto il sistema solare, ci fa capire perché Venere ha avuto quel destino e la Terra no. È utile anche per non solamente per capire il nostro sistema solare, ma anche per capire gli altri sistemi solari, quindi gli esopianeti, in un certo senso. Quindi è utile anche per capire quale destino potrebbe avere la Terra, se effettivamente l'aumento di gas serra e dovesse essere veramente molto, molto più importante, molto importante, insomma. Quindi è importante studiare Venere. Studiarlo per capire meglio noi stessi, per capire meglio il nostro sistema solare, ma anche per capire meglio gli altri sistemi solari, che diciamo, attualmente, poi l'avete ascoltato proprio ieri la conferenza, diciamo, l'intervento, l'intervista di Giuseppe Piccioni, che ha proprio parlato degli esopianeti, quindi lo studio dei nostri pianeti è importante anche per capire il resto, ecco. Ok, e continuando abbiamo anche Domenico che ci fa un'altra domanda e chiede se è prevista una qualche missione per tornare su Venere e magari atterrare da parte dell'ESA o a venerare. Come si dice? Si può Allora, dire a venerare? sono un po' male, però. Allora, per questo ho in realtà una slide che avevo, una slide di backup che dovresti trovare in fondo, non quella sono quelle passate, sono quelle, no, la 22. Ok, eccola. Cristiano, allora Prego. sì, avevo preparato un po' questa slide perché chiaramente non c'era tempo di parlare anche dell'esplorazione spaziale di Venere, ma in questa slide No. sono un po' sintetizzate, no, non queste, sono un po', diciamo, sintetizzate cosa ci si aspetta per il presente di Venere e cosa ci si aspetta per il futuro. Allora, per quanto riguarda il presente, c'è attualmente in orbita una del clima, che è quindi appunto quella sonda Akatsuki. Poi Venere è spesso utilizzato come un corpo appunto per incontri ravvicinati, flyby, che servono per modificare, rallentare o accelerare gli spacecraft, quindi le sonde, per poi andare a raggiungere altri corpi. Quindi in questo caso abbiamo che Baby Colombo quest'anno, mi sembra ad agosto, farà il primo flyby di Venere e l'anno prossimo ne avrà un altro, e quindi alcuni degli strumenti, quelli che saranno attivi, potranno appunto studiare il pianeta o l'ambiente, in questo caso più l'ambiente che circonda il pianeta. Poi abbiamo la sonda Parker Solar Orbiter, che invece ne farà 7, e poi la Solar Orbiter, che ne avrà altri 8 di flyby. Per il futuro, in realtà ci sono delle altre missioni. Ce ne sono in realtà diverse, alcune anche con buone probabilità di essere selezionate. Abbiamo
appunto due missioni NASA, la Veritas e la Da Vinci. In particolare la Da Vinci è una sonda atmosferica che prevede l'ingresso appunto nell'atmosfera di Venere, mentre la Veritas ha un po' più, diciamo, come obiettivo lo studio anche della superficie, della geologia, della composizione della superficie di Venere, quindi capire se è ancora un pianeta attivo e così via. Per quanto riguarda l'ESA, c'è una missione che è stata proposta, che si chiama Envision, e anche questa missione diciamo, avrà in qualche modo il compito di studiare il pianeta e soprattutto anche la geologia del pianeta. Avrà due tipi di radar. Poi c'è una missione indiana anche, che è in fase di avanzamento, e poi c'è anche una missione russa, che però che è la Venera D, però questa missione non, diciamo, è stata poi posticipata al 2026, insomma comunque molto in là, e questa missione aveva proprio un po', faceva riferimento alla Magellano, per certi aspetti aveva un po' l'idea di andare a trovare su Venere dei punti di atterraggio buoni, ecco, per missioni poi successive. Quindi un po' questo è al momento il futuro dell'esplorazione di Venere. Ok, grazie. Abbiamo un'altra domanda. Venere è destinato a perdere la sua atmosfera come Marte, dato che la sua attività vulcanica si è ridotta? Sicuramente il fatto che Venere non abbia un campo magnetico o comunque come la Terra, e a questo dovuto al fatto che il campo magnetico, diciamo, in generale è generato da una dinamo interna, quindi richiede che ci sia un materiale, un conduttore interno che generi una dinamo, ed è anche generato ed è anche, diciamo, causato dalla rotazione del pianeta. La rotazione del pianeta Venere è molto lenta, quindi il campo magnetico su Venere non è diciamo, non ha un campo magnetico rilevante, ecco. Questo sicuramente permette al vento solare, che è anche più forte in prossimità di Venere, di perdere molto più velocemente la sua atmosfera. Sul fatto che Venere sia non ci sia o meno attività vulcanica, in realtà questo è ancora dubbio. Bisogna, diciamo, che ci sono delle evidenze che potrebbe essere ancora attivo, ma dobbiamo un po' aspettare le future missioni per capire effettivamente bene come siano davvero le cose. Ok, grazie. Sì, penso che hai risposto anche alla domanda successiva di Marcella, che chiedeva quindi se esiste un campo magnetico che magari appunto poteva aiutare di più a trattenere quell'atmosfera, però sì, già ne hai parlato, e quindi possiamo anche andare avanti con Paolo Crescenzi, che chiede: si può spiegare come mai la rotazione è retrograda? Nel senso che tutti i pianeti nel Sistema Solare, vabbè, girano visti dal nord, in senso antiorario, antiorario attorno al Sole, antiorario su se stessi, mentre Venere su se stessa sembra girare al contrario. Quindi magari un venusiano vedrebbe il Sole sorgere ad ovest piuttosto che ad est, e cambierebbe qualcosa. Come mai però solamente Venere gira al contrario? Allora, diciamo che Venere non è in realtà diverso dagli altri. Quello che potrebbe essere capitato è che all'inizio, appunto, della sua, diciamo, ai primordi appunto del Sistema Solare, quando Venere si è formato, eccetera, potrebbe aver subito un forte impatto che ne ha reso il suo moto retrogrado, quindi modificando profondamente appunto la sua rotazione. Quindi diciamo che questo potrebbe essere dovuto proprio a un evento catastrofico. Considerate che la rotazione retrograda di Venere in realtà è stata scoperta abbastanza recentemente, perché fino agli anni 60, finché non ci sono state, non c'è stata la possibilità di avere immagini da Terra acquisite con radiotelescopi, mi sembra Goldstone
o residuo, insomma, del pianeta Venere, è stato anche difficile scoprire questa cosa e capire quale fosse effettivamente il periodo di rotazione. Considerate che nell'Ottocento si pensava addirittura che Venere potesse avere una rotazione simile alla Terra, però simile a quella terrestre. Le cose chiaramente si sono scoperte più in là, quando si è potuto andare oltre l'atmosfera, ecco. Ok. Guardare, sì, oltre l'atmosfera. Ma quindi, generalizzando, comunque, come mai tutti i pianeti ruotano allo stesso modo, sia attorno al Sole che su se stessi? Cioè, si mettono d'accordo alla partenza o c'è qualcosa che li fa girare tutti allo stesso questo modo? Questo è legato un po' ai primordi, a come si è formato il sistema solare. Noi sappiamo che all'origine del sistema solare, quando il Sole si è formato, appunto si è innescata questa rotazione, un po' questo verso di rotazione è quello che tutto sommato ci portiamo dietro. La Terra, come tutti gli altri pianeti, e chiaramente cosa fa modificare questo? Degli eventi importanti, eventi catastrofici come ad esempio impatti con oggetti molto grandi e così via. Insomma, queste possono essere effettivamente gli eventi che possono modificare le condizioni che si sono create poi all'origine, in un certo senso. Ecco. Ok, grazie. Apposta, anche oggi siamo arrivati ai tre quarti d'ora di scienza invece della mezz'ora di scienza. Ah, c'è un'ultima domanda. Hai un altro minuto, Francesca, te lo possiamo rubare? Ok, allora vai, Cristiano. Ok, Stefano Mossa ci chiede: quanto è reale e quanto fantascientifica la possibilità di avere in un lontano futuro strutture coloniali permanenti in volo atmosferico per sopperire all'impossibilità di posizionare basi al suolo? Guarda, io onestamente credo che questa sia più una cosa fantasiosa che non effettivamente reale. È vero che a una certa altezza dell'atmosfera di Venere possiamo avere delle condizioni simili a quelle che abbiamo sulla Terra, però diciamo che è un po', sembra un po' più una cosa da fantascienza, più che almeno ai giorni nostri. Poi come andranno le cose nei secoli non lo so, però sembra, diciamo, un po' diciamo, non troppo reale come ipotesi, almeno secondo il mio punto di vista. Invece Elon Musk ti smentirà. Nei prossimi 5 giorni uscirà la nuova promessa di montare qualcosa anche su Venere. Sì. Va bene. Speriamo di no. Sì, che già con questi satelliti attorno alla Terra a noi astrofili. Già ci ha ucciso con gli starli. È una cosa internazionale con questi satelliti intorno alla Terra. Ma chi gliel'ha dato il permesso, dico? Voi dell'INAF dovevate bloccarlo prima. Vabbè. Ma in realtà ci sono anche discussioni. Sì, sì, non voglio aprire certi argomenti, dai. Tranquilla. E quindi, ok, allora, penso che ci siamo. Grazie ancora a Francesca. E anche Francesca ci ha consigliato un brano, che è Venus, the Bringer of the Peace, giusto? Di che cosa è? Di che si tratta? Questa fa parte di una suite di un compositore inglese, Gustav Holst, e fa parte della suite dei pianeti. Io, chiaramente, stasera, parlando di Venere, vi ho proposto proprio di questa suite il brano dedicato a Venere, quindi in qualche modo tutti questi brani riprendono un po' il carattere dei pianeti nel senso mitologico del termine, quindi è un bel brano molto, molto rilassante, quindi ispira molto alla pace, ecco. Quindi se ascoltatelo, che anche in questo periodo fa bene. Grazie Francesca, grazie davvero di cuore. Grazie Cristiano.
grazie per Andrea, l'aiuto. Grazie Francesca. E visto che siamo in momenti di ringraziamenti e visto che è l'ultimo incontro, vorrei ringraziarvi. Vi regalo questa citazione di Stephen Hawking. In particolare ringrazio tutti gli esperti che hanno partecipato. Prima tra tutti sicuramente Francesca Zambon, che ci ha permesso di arrivare anche a tutti gli altri, come dicevo, in una giornata ha attivato tutti i suoi mezzi per portarceli qui, spero non li abbia minacciati in qualche modo, e quindi grazie a Federico Tosi, a Francesca Scipioni, Roberto Peron, Roberto Rosei, Catalina Curciano, Cristian Carli, Giuseppe Piccioni, speriamo di risentirli presto e speriamo magari anche di avere altri nomi nuovi nelle prossime puntate, se ci sarà un dopo mezz'ora di scienza al tempo del coronavirus. Per il momento questo è tutto, grazie a tutti voi e alla prossima, a presto.